gioiasport.com, il blog dello sport gioiese, il blog sportivo della tua città. A partire, e qui devo usare però un così un quasi sì, obbligato, sono obbligato a farlo, un passaggio usato tantissimo in radio, direttamente fate così? Non noi, c'è un giornalista, un carissimo amico che saluto. Da voi imitate anche abbastanza. Collaboratore di Stadio Radio, che è Sigfrido Parrello, che segue la Palmese, Parrello, che apre tutti gli articoli così. Direttamente dal leggendario Lopresti, miglior allenatore Mario Dal Torrione. Abbiamo anche i numeri da dare questa sera a Antonio, perché questo concorso ovviamente è stata una classifica, tante votazioni eccetera eccetera, possiamo anche fornire il numero preciso, vero? Approfittando di questo lasso di tempo che ci separa dalla salita sul palco della mista. Allora sì, miglior allenatore Mario Dal Torrione, 1678 voti, il 37,7%, perché c'è da dire che c'è stata una lotta fino all'ultimo voto, fino all'ultimo minuto tra Graziano Nocera. Mister Dal Torrione, eccolo qui. Torrione, buonasera. Benvenuto. Mister. Prego, prego. Misterone. Guadagniamo la centralità del palcoscenico. E quindi, la spuntata Dal Torrione, miglior allenatore, l'hanno scelto gli utenti di Stadio Radio. Ribadiamo, gli utenti di Stadio Radio non sono semplici tifosi, perché presumo che anche Dal Torrione sia registrato, ci sono tanti dei presenti che sono registrati al nostro sito, tra i presenti ci sono giornalisti, ci sono addetti ai lavori, ci sono dirigenti di società, quindi è un dato valido, faccio questa sottolineatura perché è stato un po' criticato il sistema di voto e per certi versi abbiamo accettato la critica. Per la prossima stagione, sperando che ci sia una terza edizione di questo premio, vedremo anche di rettificare le modalità di voto. Mi avete preparato i curricula di ogni premiato. È lunghissimo, eh? Sì, no, ma quello di Dal Torrione, perché sono giovanissimo, ovviamente che non hanno un curriculum come quello di Dal Torrione, che qui stiamo due giorni a leggerlo. Praticamente me lo riassume lo stesso mister, facciamo così che è meglio, così anche lo sentiamo parlare e gli chiediamo quali sono stati gli anni più belli che ricorda nel corso della sua intanto carriera da calciatore. Ma sicuramente quelle di Gioia Tauro, la mia città, io ci ho giocato per tanti anni e quindi il ricordo particolare va a questa squadra che mi ha permesso di togliermi tante soddisfazioni sia nel campionato di eccellenza, vincendo il campionato e arrivare in Serie D e poi tanti campionati di promozione. Una partita epica, ecco, ricorda, forse stava per arrivare. Ricordo anche in particolare un'altra squadra che è stata anche la Palmese come calciatore, perché c'è il mio esordio in Serie D è stato proprio nella Palmese. Un momento memorabile. Una partita epica, chiedevo. Ma una volta c'erano le partite epiche, adesso di meno. Ma una partita epica, ma io in particolar modo. Qualche derby particolare che le ricorda con la partita? Ma i derby con la Palmese, senza dubbio, sono quelli più entusiasmanti. Uno che ci ha dato particolare soddisfazione. Credo che la vittoria più significativa sia stata poi una gara con la Bagnarese che ci ha consentito di arrivare in Serie D, quindi quando quella la ricordo. Stagione 1988-89? Sì. No, forse quell'anno, no? 1999, no. Vabbè, sono comunque tantissimi trionfi. Invece da allenatore? Ma da allenatore la prima esperienza l'ho fatta a Sant'Eufemia, in una squadra di promozione. Lucio, che era under e già era tra i pali, era formidabile. E poi ci sono state anche le parentesi di Gioia, un'altra parentesi a Melicucco. E poi questa questa stagione che facciamo un compendio, un bilancio di questa stagione. È un bilancio secondo me ottimo. Alla grande, abbiamo, eccetto la parte finale magari. Ma nella parte finale logicamente c'è stato anche un pochettino di logorio, non avevamo una squadra ben attrezzata per, come le altre per fare il salto di qualità. E logicamente abbiamo dall'inizio dovuto fare una squadra quasi tutta nuova e quindi questo ci ha un pochettino penalizzato poi nella fase finale.
Comunque giochiamo a zona, mister, perché altrimenti ci mettiamo davanti, ecco, marcatura uomo strettissima, così diamo modo anche all'affilmato di mettersi in bella evidenza al nostro pubblico. Bene, andiamo alla premiazione, quindi chi... Sì, tu hai, insomma, nel prospetto chi premierà, che poi è ovvio che premierà Michele Firmo, che è presente qui sul palco. Abbiamo la targa, il riconoscimento per Michele Firmo, e facciamo premiare il nostro... Gioiasport.com, il blog dello sport gioiese, il blog sportivo della tua città.